Salve a tutti e benvenuti ad un'altra entusiasmante puntata di Quanto è Pippo Alberto. Un saluto a Kyle, il nostro Bird of Mana. Ciao Kyle, e un saluto da me. Quest'oggi proveremo a rankare con un mazzo che abbiamo già visto in precedenza in Normal, a soggetto che abbiamo visto precedentemente in Normal, ed è il Vein Life, una versione però riveduta e corretta. Allora, questo è il nostro mazzetto, questo è il nostro Kyle. Fondamentalmente, il gioco è questo: quello che noi vogliamo andare a fare è giocarci abbastanza creature per riuscire o un'area, a soverchiare le difese avversarie, un po' volando, un po' non. Abbiamo Alcide, Selfless e Skyclave come difesa e come rimozione. Speaker of Heaven, Daxos, Eriod e Linden, perché ovviamente queste quattro carte fanno praticamente parte del core del Vein Life, sono estremamente core. E poi ci abbiamo messo Aspirant, perché secondo, terzo turno, ma anche in late game, è una creatura che ci permette di pompare e comunque di mettere segnali sulle nostre creature, che va bene. La Valchiria, perché comunque si pompa con le altre Valchirie, si pompa con gli angeli dello Speaker, si pompa con la Lumina, che si pompa sempre. Legion Angel, uno perché gli altri sono tutti inside, e quindi diciamo, poi come tech abbiamo Mothra, perché Mothra spacca. Quando hai Daxos, fa sacrifichi al Seid, riprendi, rigiochi, ecco lì che praticamente Mothra diventa spettacolare, ti fa guadagnare, ti fa pompare punti vita con Eliod, è estremamente utile. Lurrus, stesso motivo, è praticamente Mothra, solo che le cali dal cimitero invece che entrare direttamente. E poi ci abbiamo messo Angel of Destiny e Baneslayer Angel, perché secondo me sono due carte che quando arrivano, diciamo, l'avversario si deve impegnare a toglierle. E Emeria Scold, perché appunto abbiamo gli angeli nel mazzo, o Inversion per resettare nel caso in cui ci dovessimo trovare nella situazione in cui non ha funzionato nessuno dei nostri piani, e allora premi il pulsante dell'autodistruzione. Questo è quanto. Ci metterò in fase preparatoria prima della partita, aggiungerò Field of Ruin e Cosmos Elixir per rendere il mazzo un po' più particolare e champagne. Quindi per adesso il core del mazzo è questo. Andiamo a vedere che cosa succederà in ranked. E vediamo un po' come va. Allora, allucinante proprio. Bastardo gioco. Questa si mullica, c'è poco da fare, non c'è niente. Questa sono praticamente costretto a tenerla e mi levo una Skyclave perché mi chiede il doppio bianco. Field of Ruin e passiamo. Mamma mia, mannaccia. Oh. Mamma mia. Che mannaccia. Allora, facciamo il Seid. Prossimo turno 3 danni e Daxos. C'è poco da fare. Ole, 3 danni a noi. Daxos. E attacchiamo. Trill of Possibility. Che hai scartato? Charger. Vabbè, noi riprendiamoci in punto vita. E perché hai pescato?
Che cerchi? Goblin Arsonist. Il quarto mana non si può avere, eh? Allora, io se attacco con Daxos, lui muore qua, quindi Alzeid e Daxos attaccano tutti e due insieme. La soluzione più logica è fare, se non hai un altro danno da farmi su Daxos, la soluzione più logica rimane sempre farmi addosso i danni. Mi piacerebbe tanto arrivare alla quarta terra. Oh, andiamo un po'. Tutto sto casino per decidere di far gigante su Daxos. Gesù. Ma Torbran mi sa che sotto Skyclave ci può andare. Ho come sta vaga impressione. Qua sotto. Oh, e continua a non arrivare la quarta terra. Cioè, allucinante. Cioè, monorosso con 5 terre in gioco e io solo 3. Ma come cazzo è sta storia? Vabbè, è stato un piacere. 7 turni senza terra. Ma sì, proviamo a giocarla. Allora, mi riascolta Pada e si passa. Allora, andiamo subito. Yotful Valkyrie. Valkyrie, Valkyrie, come cazzo si dice? Vediamo se prima della fase d'attacco lui fa qualcosa. Spaccherà Luminac senza meno. Dai, ci pensi pure. Meno X. Vabbè. Facciamo i nostri danni. Muito bon, Legion Angel. Non me ne volete, purtroppo ne ho solo 3 di Legion Angel. Non ne ho craftati tanti. Purtroppo ne ho solo 3. Beh. Ogni tanto un easy win ci vuole.
Here comes a new challenger. Questa apparentemente sembra una buona mano. Allora, terra selfless. Lui ha l'Urus Cycling. Noi ci giochiamo Spiker. Non attacchiamo. Doppia Fox. Oh, mi rompi. Come rompi? Due danni ce li prendiamo. My turn. Facciamo castello. Mollo sullo speaker. E attacchiamo. No, tu no. Ok, lui adesso per farci danno c'ha bisogno di un 4-4, quindi deve ciclare due volte. Calcolando che ha 3 mana lo farà con molta facilità. E invece no, Stinger. Ciclo, Fox 3-3. Ok. Passo a stagger. My turn. Allora, io farei. Intanto attaccherei. Perché abbiamo vigilance e possiamo prendere 3 punti vita. Poi vorrei giocarmi l'Urrus. E lo farò. Quindi facciamo 3 danni a noi. E l'Urrus. End turn. Ci giochiamo l'Urrus perché così se abbiamo la necessità di bloccare e sacrificare Selfless su Speaker o sull'Urrus, lo possiamo fare. Guadagnando anche una buona dose di punti vita. Inoltre, se lui attacca, qui sono 6 life a noi. Se lui attacca, ovviamente. Un altro Stinger. Ehi. Quanti ce ne abbiamo qua? Abbiamo 4. Quelle Fox 5-5 mi rompono le palle. Mi stanno rompendo le palle. Ok. In risposta. Blocchiamo. Blocchiamo. Block. Sacrifichiamo il selfless. Speaker. Ok, allora, intanto Selfless in gioco. Al Seid. Next. Attacco e attacco. Protezione dal rosso.
Ci giochiamo un inversion a terra? No, aspettiamo. Non ci conviene. Questo healer non ci piace. Che palle. Noi facciamo come prima. Allora, Selfless, Linden, Nesto Combat, lui attacca. Punto vita a noi. Speaker fa danno. Attiviamo abilità. E ci abbiamo un 4-4 pronto a difendere. Questa sarebbe stata la partita in cui Luminac ci avrebbe fatto noi vincere di più. Sfortunatamente però noi ci ritroviamo nella situazione in cui non possiamo vincere facilmente. Zenith Flare, eccolo, è arrivato da 8, quindi andiamo a 22 e lui prende 8 punti ferita. Fast Blocker. Lurrus ne blocca uno, Selfless ne blocca un altro, blocco, sacrifico, 3 punti vita a noi. Ancora. Next. Attacchiamo con lo speaker, attacchiamo con l'angioletto. Tre danni di strike, quattro danni di angel. Attiviamo l'abilità e giù un altro angel. Il prossimo attacco sarà tra virgolette decisivo perché potrò fare anche castello. Lui a quanto pare vuole giocarsi le creature che stanno nel cimitero. Via, subito. Token. Fast blocker. Ah, a posto. Vabbè, noi quello che avremmo fatto in questo bloccaggio sarebbe stato Lurrus sulla Fox con Angelo e pedina per fare 3, 4, 7, 7 danni. L'altra pedina andava sulla Fox. Sacrificavamo il Selfless sull'Urus per farlo diventare indestriabile. 3, 4, 7, appunto 1, 8. La Fox sarebbe morta. L'altra sarebbe stata dichiarata bloccata dal Selfless e noi avremmo steccato una di queste Fox finalmente, entrandogli poi il turno dopo con un altro angelo e con tutto. Quindi la partita effettivamente era pressoché finita. Questa mano ci piace.
Questa mano, se siamo, se il mazzo ci supporta, siamo a cavallo. Ok. Terra doggo. Ok, secondo turno, terra spigera, attacchiamo col doggo. Luminarch al terzo. Quindi Luminarch con un Nemeria Scroll tappato al terzo. Così abbiamo protetto il nostro speaker. Fortel con bianco, verde, Yuuzhan Sutai. Questa Valchiria qui è ottima. Allora, entra tappata. Aspirant. Next to combat. Segnalino. O l'attacco. Due life a noi. Migration Path. Cos'è Genesis Ultimatum qua? Che ci abbiamo? Emergent Ultimatum. Allora, facciamo Valchiria. Ari Valchiria. Next. 3-3 lo speaker e attacchiamo con tutto. Se lui fa qualcosa, bene, se no noi lo picchiamo tanto. Interessante. Mi tengo lo speaker. Allora, a questo punto noi ci facciamo 3 danni. Ci giochiamo l'Urrus. Facciamo Valchiria. Attacchiamo. E passiamo. Cosa mi distruggi, l'Urrus? Va bene. Ma amico mio, il turno dopo è finita. Attacchiamo con tutto. E angioletto tralala. Here comes a new angel. Due, quattro, sei, otto, dieci. 2, 4, 6, 8, 9. A lui gli servono 10 per fare. Ah, Tergrid. Tergrid, Lantern, ma davvero. Ah, ok, si è sparato 3 danni in faccia da solo. Cioè, piuttosto che farsi uccidere, si è suicidato l'amico. Vabbè, contento lui. Contento lui. Vediamo un po' qua com'è. Irtai.
nome importante. Ertai. Mamma mia. Però ci abbiamo tre terre, un The Inversion, possiamo provare a giocarla. Potrebbe essere un mirror. Luminarc. No blocks. Allora anche noi Luminarc. E perché no? Anche noi al se su e noi lo facciamo su Alsaid, che c'è pure Lifelink. Subito l'Urus a tappo, così. Sto gran cavolo. E allora, noi proviamo a fare Maul su Luminarc. Segnalino su Alsaid e attacchiamo solo con Luminarc. Facciamo i nostri tre bei danni volanti. Forse avevi fatto meglio a metterlo su Alsaid perché c'ha Lifelink. Maul sull'Urus, immagino. Boom, 7 danni. Bella, mi piace. E allora, l'attacco. Selfless. Molto close questa partita. Daxos. E Heliod! Alla faccia del bicarbonato di sodio, mio. Queste 9 bombe volanti così sono brutte e cattive. Sta a vedere che ci dobbiamo giocare un inversion. Mo' per esempio la Skyclave sarebbe stupenda, sarebbe proprio sublime. Allora, questa ce la giochiamo a terra e lui ce lo giochiamo subito a tappo. Next to combat. Tu. Allora, guardiamo
guardiamo un po' questi bloccaggi. Lui è convinto di uccidere tutto. E sapete che c'è? Va bene così. Quanta vita sta prendendo, è allucinante. Ecco, sta preparando lo speaker. Dobbiamo fare qualcosa alla svelta. Cosmos Elixir potrebbe essere utile. Ari Selfless. Non credo che questa partita ci sia modo di vincerla. Non credo perché lui adesso, cioè Eliod, Daxos, Speaker sono devastanti. Allora, purtroppo è troppo grosso sto Lurrus, non gli posso fare assolutamente nulla. Se avessimo pescato anche noi Daxos e Eliod, la situazione sarebbe completamente diversa. Avremmo addirittura un vantaggio con la Broadmoth. Purtroppo però non è così. Potremmo pensare di tirarla avanti, ma onestamente non so quanto si potrebbe durare. E 8 mana per Rondo Inversion non ci arriveremo mai, quindi io questa la concedo proprio. Maul subito sull'Urus mi ha devastato. Ha pescato meglio. Here comes a new challenger. Ci piace. No, facciamo subito al Seid. Secondo turno Valkyria. Terzo Maul. Quarto Cosmos Elixir.
Forse no. Eccolo, l'ha visto? Lo toglie? Io avrei tolto Maul al posto suo. Infatti, pure lui. Oh! Mi piace! Top deccato! Attenzione! Abbiamo top deccato, signori! Va bene! A noi ci fa piacere che tu fai clean to dust. Perché così noi abbiamo tutto il tempo di fare Maul su Alcide. Maul su Alcide. Te, piasse 4 tachipirine su. Ora il prossimo turno, se non peschiamo terra, giochiamo Onno Inversion a terra e giochiamo Luminarch. Se peschiamo terra, giochiamo Cosmos Elixir. Sì, direi di farci 3 danni. E peschiamo. Buona, Linden. Allallero, trallallà. Allora, qua tocca setappare Eliod. Quindi, Onno Inversion a terra. Luminarch. Attacchiamo con la Valchiria. Un altro Maul, ottimo. Ma sì che la sacrifico, tappatelo. No block. Allora, Elliot, Linden, targettiamo qualcosa, targettiamo la Valchiria, ovviamente. Decline, attaccami, coglione. Tre botte che pia. Eh sì, abbiamo un 6-6 volante, amico mio. Con Vigilance. Come la mettiamo, mo? Massacre Worm. Va bene. Decline. Blocco. Allora, Valchiria. Terra. Abilità di Elliot.
lifelink su Linden. Attacco. 9-9 Eliod, perfetto, good game. Quel troll con una creatura indistruttibile dietro te lo dai un po' in faccia. Tam, 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 tam. Che manona. Va bene, noi la teniamo. Terra cane. Ma ci mancano solo altre due terre. Con due terre siamo a cavallo. Raging Goblin. No, 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 no. Non mi piace. Mi prendo il danno, non mi piace. Anche perché molto rifaccio. Pappa, però. Dai, su una terra. Cos'è che fai tu? Quando un elfo o un berserker muore, peschi la carta e prendi e fai un danno. Mi sa dovremo prenderemo tanti danni. Non mi piace questa cosa, non mi piace per niente. Vabbè, almeno è entrato Daxos. Vediamo che succede. Mi spara Daxos, mi spara su Daxos. Ho capito, amico mio, e cartucce finirai, eh? Linden! Boh, vediamo se pure Linden spari. Capacissimo, ovviamente, cioè, però... qualora non dovesse accadere, sarebbe un'ottima cosa. Io blocco l'1-1. Non ho paura dello shock. Infatti diventa indistruttibile il goblin, mi rompe un po' le palle invece. Oh, finalmente! Io direi Legion Angel. Ma che cavolo, quanti ce ne hai? Cioè? Hai finito le carte champagne? Perché io dovrei cominciare a giocare? Ti hai svuotato la mano, amico. Ah, va, voglio vedere se ce l'hai un altro, porco dici, voglio proprio vedere. Ah, ecco. Per forza Legion Angel. Ok. Non c'è altro da fare. Baragot. C'ho 6 mana. Figo.
Allora, mo sono peni con la pala. Attacchiamo con Legion Angel. Do life. Segnalino sulla Skyglaive. E mo il turno dopo facciamo Maul e Moatra. A scelta. Lui è indistruttibile, lo teniamo a difendere. 4 danni a turno sono sufficienti. 4 danni a turno e ovviamente 2 punti vita. È stato un piacere, amico. È stato un piacere. Cosmos Elixir ti salva la vita. Cosmos Elixir, prendilo anche tu. Allora. Che dire, il mazzo lo abbiamo provato, a noi ci piace, con qualche piccolissima modifica e qualche cosa in più può funzionare. Noi comunque alla luce delle nostre 10-11 partite che abbiamo fatto, abbiamo comunque un win rate che ci piace, perché siamo sopra il 60%. Su 10 partite siamo intorno al 62-65% di win rate, quindi è un win rate che ti permette di avanzare. Quindi, che dire, signori, è stato un piacere. Un saluto da me, un saluto dal nostro Kyle e alla prossima succhiata.